siamo a Sanremo. Meraviglia, è venuto a ritrovarci qui nella nostra postazione di Radio Bruno, Nesli. Ciao, ciao a tutti, rieccomi. Ben ritrovato, meraviglioso anche ieri nella serata delle cover sul palco con l'omaggio a Luca Carboni, Mare Mare. Ma sì, mi sono divertito ieri, l'ho presa un po' così, ho portato un po' di rock and roll sul palco dell'Ariston e era per dare anche un'altra faccia di me, per presentare un altro aspetto di me, visto che Buona Fortuna Amore è comunque una ballata romantica, ieri ci siamo un po' scatenati. Come ti stai preparando a questa serata e sabato? Ma in realtà corro da una parte all'altra, quindi nel momento in cui pensi di prepararti devi fare qualcosa e credo che mi preparerò come sta accadendo in questi giorni, in quei 40 minuti prima di iniziare, e mentalmente, perché poi comunque quei 3 minuti e mezzo su quel palco ti ripagano di tutti i sacrifici, tutte le ansie. Quindi ti chiudi in te stesso, ti concentri molto sul pezzo? Ma sì, no, in realtà il metodo migliore è stare con il mio gruppo e dire un sacco di stupidaggini per sdrammatizzare, essere così in clima festa. Prima di salutarci, il messaggio più bello che hai ricevuto, quello emozionante che vuoi condividere anche con tutto il pubblico di Radio Bruno? Ma in realtà la bellezza è che tutti quanti mi fermano e mi gridano buona fortuna Nesli, buona fortuna, quindi sta cosa è divertente, oppure mi gridano andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene. Sarà un problema quando mi grideranno uno dei titoli dei brani del disco, che è arrivederci grazie, arrivederci grazie, arrivederci grazie, però fino adesso è buona fortuna e andrà tutto bene. Allora io ti devo dire arrivederci, grazie, è stato un piacere, saluta pure gli amici di Radio Bruno. Grazie, è sempre un piacere essere qui, Nesli nel posto, andrà tutto bene questa sera all'Ariston, votatemi. Radio.